Dopo aver avviato già a partire dal 2016 una serie di attività sperimentali per l'implementazione del BIM, da quasi 3 anni l'Agenzia del Demanio ha adottato in maniera strutturata questo tipo di approccio progettuale per perseguire i suoi obiettivi aziendali nella duplice veste che l'Agenzia del Demanio ricopre, cioè gestore del patrimonio immobiliare per conto, dello Stato e stazione appaltante. Il metodo BIM viene applicato a tutto il ciclo di vita dell'immobile, dalla restituzione dell'esistente, fascicolo digitale del bene, alla progettazione e realizzazione delle opere, con l'obiettivo di sviluppare a breve anche un sistema di manutenzione e gestione degli immobili in digitale. Nella sintesi, l'Agenzia del Demanio ha voluto mettere al centro della sua attività l'immobile, con tutti i suoi dati non solo statici ma anche dinamici, che ha come punto di caduta la possibilità nei successivi anni di monitorare i consumi e di determinare il ciclo di vita degli impianti, degli immobili o delle strutture e poter comunque essere in qualunque modo, in qualunque momento in grado di poter fare delle progettazioni di manutenzione ordinaria e ed eventualmente straordinaria senza, diciamo, con la conoscenza attuale dell'immobile, senza dover fare successivamente i rilievi. Quindi il metodo BIM è un metodo di progettazione, ma che ha come punto di caduta finale la gestione dell'immobile, tendente naturalmente a una razionalizzazione dei costi di gestione dello stesso. Il percorso di digitalizzazione passa attraverso la qualifica BIM della committenza. L'agenzia in quest'ottica ha fornito alle strutture che se ne occupano hardware e software dedicati e quindi strutturati per questa attività di progettazione e per la verifica dei modelli. Ha definito i ruoli e le figure professionali necessarie e strutturate per il processo BIM aziendale, con l'istituzione di un nucleo di opere digitali formati da un BIM manager, da un data manager, da un CDE manager, da un system manager e da un referente BIM di direzione generale e delle figure dei BIM di referenti territoriali, perché l'agenzia ha una struttura centrale e 17 direzioni regionali e quindi tutte queste figure devono parlarsi fra di loro. E quindi, diciamo, questo coordinamento viene fatto dal centro attraverso il BIM manager. Ha redatto dei documenti di processo di gara specifici, ha realizzato internamente con il supporto del partner tecnologico Sogei, che è una società a totale partecipazione pubblica controllata dal MEF, la piattaforma per la condivisione dei dati, definita ACIDAT, necessaria alla gestione e alla condivisione delle risultanze del servizio BIM. Ha avviato un processo di formazione specialistica che è costante e continua per tutta la popolazione tecnica che si occupa di questa attività. I macro obiettivi dell'applicazione di questo processo possono essere definiti sinteticamente come: A. Implementazione degli aspetti legati alla conoscenza degli immobili con la creazione del cosiddetto patrimonio digitale, costituito appunto dai fascicoli del bene, composti da modelli BIM e da tutta la documentazione tecnica collegata. B. Il miglioramento della qualità in fase del servizio, cioè un maggior controllo in fase di esecuzione e strumenti di verifica e validazione più efficaci e di esecuzione delle opere, con riduzione delle varianti dovute ad eventuali errori progettuali e di computo. Tra novembre 2018 e dicembre 2020 sono state pubblicate più di 110 gare BIM per un valore di oltre 200 milioni di euro, di cui circa la metà per
per indagini, progetti di fattibilità tecnica e economica per 140 milioni di euro e altrettante per progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori per circa 63 milioni di euro e avviati un processo di digitalizzazione per 1.800 fabbricati circa.